Hi everyone, welcome back. In today's video, we are going to take a look at this strange little piece of software from IBM dated 1989. I bought this some years ago in a thrift store in Rome, and I really didn't know what the heck it was. I bought it only because it has an IBM logo on it. I was thinking some kind of manual, like this for example, but then I noticed that it has those Latin words on it, and the overall appearance, it's very classy. On the spine, it says Veli, il vocabolario del 2000, or Veli, the vocabulary of 2000s. Veli, it's an acronym. Inside, there are two books, and in the smallest one, we can find two floppy disks, still wrapped in plastic, surrounded by red and black. Ooh, what a classy thing! On the floppy disks, it's written the Electronic Vocabulary of Italian Language, copyright by IBM 1989. Yep, in this episode we are going to talk about dictionaries, electronic ones apparently. Now, before going further, I have to define some methodology on how to deal with this topic. Since this is an Italian dictionary, I can't make this video in English, because it would lose the effectiveness in another language, and because this very topic mixes my own studies about ancient languages and Italian at university and my insane passion for all computers. But do not panic, I will provide subtitles for the rest of this video. Let's begin! Attenzione, procederò adesso con una panoramica non proprio leggerissima sulla storia della ricerca linguistica IBM in Italia. Se volete saltarla a pie pari, recatevi al minuto indicato in sovraimpressione. Cominciamo dalla storia precedente a questo vocabolario e dalla definizione di linguistica computazionale, perché non sarebbe stato possibile avere questo pezzo di software senza una solida tradizione di studi alle sue spalle. Nel 1946 il padre gesuita Roberto Busa aveva un problema. Si stava laureando in filosofia presso l'Università Pontificia con una tesi su Tommaso d'Aquino e il concetto dell'interiorità, intitolata appunto La terminologia tomistica dell'interiorità. Ora, in Tommaso d'Aquino il concetto di interiorità è espresso dalla particella s in, ma negli indices dell'epoca la particella in non era riportata. Il Busa decise di scrivere un'opera che racchiudesse tutte le occorrenze lessicali in Tommaso d'Aquino, ma dopo aver scritto circa 10.000 schede si rese conto che era infattibile per una sola persona. E così si rivolse all'informatica. La IBM di Thomas Watson fu ben lieta di dare una mano. Così finanziò un centro di ricerca lessicografica sull'opera di Tommaso d'Aquino a Gallarate. Nel 1980 Busa aveva analizzato ricorrenze e concordanze per 11 milioni di parole, per un totale di 70.000 pagine. La IBM aveva fornito un System 36, Model 44, e aveva progettato per lo scopo una stampante laser, la 2686. Grazie a questi mezzi, l'Index Tomisticus fu la prima opera editoriale interamente stampata e composta con un calcolatore. Nel 2005 viene messa in rete una versione dell'Index consultabile gratuitamente, trovate il link in descrizione. Se masticate un po' di latino potete provare a cercare qualche parola. Con padre Busa nasce la linguistica computazionale, quella branca della linguistica cioè che si occupa di studiare e codificare una lingua naturale in modo da descriverne il comportamento sulla base di regole eseguibili dal computer. Fu molto influenzata dalla grammatica generativa di Chomsky, che si proponeva di trovare delle leggi astratte valide per tutte le lingue, a livello di aspetto mentale del linguaggio e non solo formale. Proposito molto allettante per l'economia della memoria e dello spazio di un calcolatore dell'epoca, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio, perché non è solo con padre Busa che la IBM investì sulla ricerca lessicografica in Italia. Qualche anno dopo, nel 1965, Carlo Tagliavini ebbe un supporto dalla IBM per la compilazione di un catalogo di circa 1000 pagine sulla Divina Commedia, riportando non solo il testo, ma anche rime, concordanze, lessico rimario ed un indice che consentiva di accedere al testo parola per parola. Il lavoro di Tagliavini però, vista la mole più moderata rispetto al Busa, fu stampato su carta e si avvalse dei calcolatori solo per la composizione. Arriviamo al 1989, quando la IBM chiese a Tullio De Mauro di compilare un vocabolario italiano su floppy disk. Un vocabolario del 2000, un prototipo del vocabolario del 2000, che non vedrà mai la luce in versione definitiva. È quello che vedremo tra poco. Il Veli, o vocabolario elettronico della lingua italiana, nasce dall'incontro di tre personalità.
Ennio Presutti, amministratore delegato di IBM Italia nel 1989, Pierluigi Ridolfi, direttore del reparto della ricerca scientifica e tecnologica IBM Italia, e chiaramente Tullio De Mauro. Quest'ultimo non ha bisogno di introduzione, linguista decisivo e professore universitario, tradusse il corso di Saussure in italiano, aprendo la strada allo strutturalismo anche nella penisola. Intellettuale di rilievo, giornalista e ministro dell'istruzione, è stata una forte personalità fondamentale della vita culturale e universitaria del Novecento in Italia, arrivando a fondare il Dipartimento di Studi Filologici e Linguistici alla Sapienza insieme ad Alberto Asoro Rosa. Ennio Presutti fu amministratore delegato IBM dal 1984. È bene ricordarlo perché in un contesto di diffusa corruzione come quello degli anni 90 in Italia, mani pulite, seppe mantenere una condotta estremamente ligia, affermando la necessità di un'etica degli affari, condotta che gli frutterà il titolo di Cavaliere del Lavoro, concesso dall'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Sotto la sua direzione, la IBM Italia ebbe una gestione moralmente impeccabile. Pierluigi Ridolfi fu direttore centrale della ricerca e dell'innovazione tecnologica per IBM Italia fino al 1994. Ebbe formazione classica, che seppe sfruttare nella creazione di un settore di ricerca IBM, tecnologia della lingua italiana, come si evince dalla prefazione di questo vocabolario elettronico. Fu proprio il centro di ricerca a chiedere a De Mauro la consulenza scientifica per un vocabolario di uso comune che sfruttasse le potenzialità della nuova linea di computer dell'IBM, il PS2. È questo il motivo per cui ho tirato fuori il mio rumorosissimo IBM PS2 Model 30, perché su altri computer dell'epoca non funziona. Cioè, sono riuscito a farlo funzionare su un Windows 98, ma niente di DOS. Ora, diamo un'occhiata al libro con cui viene spedito il software. Differisce dai classici raccogliatori ad anelli IBM ed è di fattura estremamente elegante. La presentazione e la prefazione sono scritte da Ennio Presutti e Pierluigi Ridolfi, mentre le sezioni successive sono scritte da Tullio De Mauro e da Alessandro Martinelli. In prefazione si delinea sostanzialmente lo scopo di questo prototipo di vocabolario, e cioè la creazione di un dizionario di uso comune elettronico che indichi anche declinazioni e coniugazioni dove richiesto. Le due sezioni scritte da De Mauro sono un affascinante excursus sulle raccolte di lessico dagli albori, dal sesto millennio a.C. fino ai giorni nostri, mentre l'ultima sezione riguarda le scelte progettuali del dizionario, sia a livello linguistico sia a livello informatico. A livello linguistico si sono scelti circa 10.000 lemmi da inserire, con le relative coniugazioni e declinazioni, dal lessico giornalistico e da studi pregressi di linguistica computazionale, mentre a livello informatico si è scelto di usare una codifica implicita quando possibile, quindi l'uso di algoritmi per determinare la flessione di un lemma regolare. Nel capitolo poi sono indicate altre scelte di carattere morfologico, come il criterio di scelta tra allotropi e forme simili della stessa parola e a livello di scelta dei lemmi. Ma ora andiamo ad installare il Veli e prendiamo confidenza con lo stesso. Allora, adesso possiamo dare un'occhiata. Andiamo ad installare il software. Questi sono i due dischetti di cui avremo bisogno. Inseriamo il dischetto 1. E spostiamoci su A. E pigiamo Veli. Installazione in corso, il tempo di caricamento è di circa un minuto. Allora, andiamo con il disco numero 2. Molto bene. E adesso possiamo andare su C. E troviamo questa cosa disordinata, ma se noi riavviamo, andiamo sull'indirizzario C, troviamo una cosa ben più ordinata. E allora possiamo digitare direttamente Veli e abbiamo il vocabolario elettronico della lingua italiana. Fatemi aggiustare l'esposizione della camera. Dunque, questo non è un vero e proprio
Dizionario, come uno lo intende. Non posso scrivere una parola ed aspettarmi che mi dia una definizione. Per esempio, se scrivo casa, non posso aspettarmi che ci sia una definizione alla voce casa. Però mi darà la coniugazione e la declinazione, se è un verbo o un sostantivo o aggettivo, della parola che ho cercato. Adesso posso selezionare più di una parola, no? Che cominciano con casa, casa, casalinga, casalingo o casato, e io seleziono casa e il banner in alto diventa blu e mi sposto tra queste possibilità: lista di parole oppure grammatica, analisi grammaticale delle radici di una parola, la flessione, sinonimi, contrari e la divisione in sillabe. Quindi vediamolo ognuno per uno. Grammatica. Casa è un sostantivo femminile singolare, che è perfetto. Sulla flessione possiamo vedere sostantivo casa, femminile singolare casa, femminile plurale case. Tra i sinonimi, abitazione, alloggio, appartamento, domicilio, edificio, famiglia, home, cioè home. Va bene. Tra i contrari possiamo vedere che nel vocabolario non ne sono indicati, e se andiamo in divisione sillabe, casa. Allora, cerchiamo un'altra parola, che può essere un aggettivo, bello, lo selezioniamo, andiamo a vedere l'analisi grammaticale, perché è un aggettivo, quindi ci dovrebbe dare una declinazione sia della parte maschile singolare, sia della parte femminile singolare, sia maschile plurale, sia femminile plurale. Flessione. Ok, come sostantivo è bello, belli, bella, belle, e come aggettivo è bello, belli, bella, belle. È la stessa cosa, però è simpatico che ti metta entrambe le possibilità. Come sostantivo non ci pensavo. Sinonimi, come il sostantivo il bello abbiamo infatti bellezza, buono, grazia, e come aggettivo abbiamo affascinante, armonico, artistico, carino, delizioso, estetico. Contrari solo come aggettivi, perché no? Il cattivo, il brutto, sono dei contrari sul nome, però non esistono contrari del nome, ok, capito. Ma cerchiamo una parola che in italiano esiste, ed è gargantuesco, ma infatti non la troveremo. Non c'è neanche alterco, vabbè, delle parole poco diffuse, diciamo, nell'italiano. Vediamo se esistono le figure retoriche, sinestesia, e non c'è. Come dicevo, si tratta di 1000 lemmi presi dal lessico giornalistico, quindi non mi stupisce che il dizionario sia molto ridotto. Però possiamo cercare un verbo. Andare. Voglio cercare andare perché sulla flessione andare è estremamente irregolare e voglio vedere come sono riusciti a renderlo con gli algoritmi. Ok, infatti, vado, vai, va, andiamo, andate, vanno. Andasti, andò, eccetera, eccetera, è tutto corretto, non mi stupisce. Come scendo giù? Ah, ok, pensavo page up e page down. Altre forme, infinito andare, ok. Andiamo. Insomma, non mi stupisce. Vediamo se c'è qualche parola scurrile. Scorreggiare. Ah, proviamo. Visto che si può cercare per radice, possiamo benissimo fare scorre. Vedere quello che è. Scoraggiare, scorciatoio, scoria, scorretto, scorsa, scorsa, scorsa. Scorreggiare non c'è. Neanche scoreggia, in realtà. Oh, chiaramente possiamo vedere tutte le parole scrivendo soltanto la lettera A. Va bene? Oppure possiamo cercare tutte le parole scrivendo... Ah, non si possono cercare numeri? Oh, questo è interessante. La lettera B. Ok, abbiamo 261 radici che incominciano con la lettera B. Oh, vedo che ci sono un sacco di parole in inglese. Ad esempio, bang. Bang. Vediamo la grammatica della parola bang. Infatti in italiano i sostantivi inglesi, ma anche latini, sono maschili invarianti o femminili invarianti a seconda del contesto.
Quindi è giusto che benga sia una scheda invariante. Vediamo la flessione. Oh, non c'è flessione della parola benga, chiaramente, sinonimi. Non ha sinonimi nel vocabolario. Tutte le volte che in una di queste voci non trova niente, mi riporta alla lista delle parole. Quindi io devo selezionare di nuovo con invio e poi tornare al banner superiore. Per esempio, la divisione in sillabi, bang, è una sola sillaba. Cerchiamo cacare. Ok, forse è con la G. O forse non c'è proprio. Ok. Cerchiamo qualche altra volgarità. Fanculo. Niente. Ah, ecco. Tiene conto delle parole che ho cercato con il con i tasti up and down. Molto comodo, molto comodo. Ok, possiamo cercare cazzo. Vediamo se c'è. No, ok, allora hanno deciso di non includere le volgarità. Mi sembra una buona scelta. Vediamo con la Y se c'è qualcosa che comincia. Oh, esiste lo yen. Anche lo yuppie. Yuppie è un termine molto degli anni 80. Oggi è andato in disuso. Simpatico che abbiano deciso di metterlo. Sinonimi. La parola yuppie non ha sinonimi nel vocabolario. Ok, andiamo a vedere la flessione. Sì, vabbè, la flessione è invariante, quindi sì, ok. Yuppie. Beh, e con questo abbiamo finito queste cose da vedere. Il tasto F1 ci porta a un menu dal quale possiamo vedere come usare il programma. Non credo che questo programma sia archiviato su internet al momento, quindi è mia premura farlo. Non so ancora dove caricarlo, ma troverete un link per scaricare le immagini disco di questi due floppy, che sono due floppy da 720k. Si conclude qui la panoramica di questo piccolo pezzo di software e non c'è veramente niente da aggiungere, si tratta solamente di un prototipo di dizionario su floppy disk. Sono stato assente un po' da YouTube, è vero, ma ultimamente sono stato dietro a molti progetti e cose da fare. Ho preso la scorsa settimana altri due computer che necessitano delle mie cure, quindi sono in vista altri episodi di restauro. Stay tuned, iscriviti, attiva la campanella, seguimi su Instagram, Facebook ed OnlyFans!